Tra le sfide più attese del tredicesimo turno di ritorno in eccellenza, il derby adriatico dell'Abruzzo meridionale, che mette di fronte i padroni di casa del Cupello e i cugini del San Salvo, merita particolare attenzione, con l'accento che va posto soprattutto per le belle notizie, molto spesso in disaccordo con l'audience mediatico, ma che vanno sottolineate soprattutto per stemperare gli animi e rendere ancora più bello lo sport più amato dagli italiani. All'ora di pranzo le due squadre si sono ritrovate presso un locale di San Salvo Marina per un insolito terzo tempo, che stavolta è andato in scena prima della gara e che potrebbe rappresentare un ottimo apripista per eventi del genere da prendere sicuramente ad esempio. Per quanto riguarda l'aspetto agonistico, le due cugine si preparano alla gara dopo due pareggi arrivati per entrambe nell'ultimo turno di campionato con squadre di alto lignaggio. Se per il San Salvo, con tre punti di vantaggio sui cugini rossoblù, il punto è frutto del pari interno con l'Alba Adriatica, quello dei cupellesi di mister Di Francesco è decisamente più pesante, visto che arriva dalla quasi proibitiva trasferta sul terreno della capolista Martinsicuro. La posizione di classifica delle due rivali odierne è di assoluta tranquillità, con la salvezza cupellese ormai in ghiacciaia, che fa il paio con la buona stagione sansalvese con la truppa del presidente Vicoli, che ha da chiedere veramente poco al suo campionato. La sfida si apre con il primo affondo deflagrante che rompe gli equilibri. Sono trascorsi appena 10 minuti dal fischio d'avvio del signor Altobelli di Pescara, quando Molino irrompe dalla corsia di sinistra e lascia partire un velenoso diagonale all'indirizzo della porta avversaria con Di Vincenzo, che non riesce a trattenere facendosi sorprendere sul primo palo. La reazione dell'undici di casa non si fa attendere, ma Cialdini compie una vera prodezza per rifugiarsi in angolo sulla conclusione a botta sicura di Monachetti. Sulla sponda opposta il temibile Molino viene fermato dallo sbandieramento dell'assistente di linea, che ravvisa una posizione irregolare dell'attaccante sansalvese scattato in area sulla verticalizzazione di Pifano. Due minuti dopo i padroni di casa accennano una tiepida protesta in seguito alla caduta in area di Benedetti, non ritenuto sanzionabile dal signor Altobelli, che lascia proseguire. Il San Salvo torna in zona d'attacco con la fiondata dal limite di Pifano, che Di Vincenzo disinnesca al lato. Passano pochi secondi e il Cupello replica con l'affondo di Tarquini, azzerato dalla tempestiva chiusura di Galliè. Scampato il pericolo, i ragazzi di mister Marinucci passano all'incasso con Capitan Felice, puntuale a svettare in area sullo spiovente da fermo dello stesso Galliè. Per il Cupello la situazione comincia a farsi problematica e bisogna accelerare i tempi per tentare di tornare in carreggiata prima del riposo, ma le offensive di Silva Allegra e di Monachetti non sortiscono gli effetti sperati. Nel primo caso Cialdini blocca con estrema disinvoltura, nell'episodio successivo il sinistro in area di Monachetti è poco preciso. Prima della pausa il Cupello invoca la massima punizione, ma il presunto contatto avviene fuori area e il direttore di gara non concede neanche un piazzato ai padroni di casa, costretti ad intensificare le proprie manovre offensive alla ripresa dei giochi, che iniziano con il gran destro dal limite di Tarquini, ridotto a più miti pretese dall'ottimo Cialdini, che al 19° viene graziato da Marinelli, ex di turno, che spara sul fondo dal limite d'area. Col trascorrere dei minuti la pressione dei cupellesi è piuttosto evidente e non potrebbe essere altrimenti, vista l'estrema impellenza di muovere le acque per rientrare in corsa. Al 28° l'ottima giocata di Selva Allegra porta alla percussione da posizione centrale con la sfera che va a sorvolare i legni della porta sansalvese. Un minuto dopo ci riprova Marinelli, che stavolta aggancia uno spiovente dalle retrovie e si sistema per la conclusione a botta sicura da distanza ravvicinata, ma Cialdini si dimostra in giornata di grazia e salva ancora la propria porta. Il monologo rosso-blu della seconda frazione prosegue con la conclusione del neo entrato Zeitulaev, che cerca lo stacco in area sulla pennellata di Antenucci, ma la sfera sorvola la trasversale senza produrre danni irreparabili. Pochi secondi dopo è l'altro neo entrato D'Antonio a creare una nuova insidia, col suo traversone dalla sinistra alzato in corner dal portiere ospite, costretto suo malgrado alla capitolazione finale, ininfluente per il risultato, ma che ravviva la fase declinante del derby. Al 43° il direttore di gara ravvisa un fallo in area ai danni dell'avanzato Benedetti, cinturato da un difensore avversario. Dal dischetto arriva l'ininfluente gol dell'ex di Marinelli, che non evita la sconfitta ai suoi e l'euforia finale della truppa sansalvese. Mister Marinucci, oggi una bella giornata di sport anche prima della gara, con un terzo tempo inusuale che voi avete fatto, forse primi nel vostro genere, prima della gara. A voi ha portato fortuna oggi? Come ho detto in settimana, noi il fair play lo mettiamo in campo tutte le domeniche. Oggi c'è stata questa bella iniziativa delle società, qualcuno poteva pensare a qualcosa di combinato, invece no, noi abbiamo onorato lo sport, ci siamo giocati la partita a viso aperto, abbiamo meritato di vincere e andiamo avanti nel nostro percorso fino alla fine.
Ormai credo i playoff sono un po' distanti, ma voi ci credete ancora? Noi crediamo di fare più punti possibili fino alla fine. Poi dove arriveremo, arriveremo. Non è... L'obiettivo nostro è fare più punti possibili. Mister Di Francesco, oggi a sorridere soltanto il San Salvo, ma voi vi siete resi protagonisti prima della gara, un episodio forse più importante della gara stessa. Sì, vabbè, quello è sempre, ci deve essere sempre il nostro modo di operare. Per la gara abbiamo fatto qualche errore di troppo, onestamente, poi soprattutto i due gol, poi il loro portiere ha fatto 4 interventi straordinari, quindi comunque ecco, un po' di cattiveria in più non guasterebbe, e per cui alla fine dai, va bene, ci sta il rammarico del risultato, certamente non ci appaga, niente, non va bene. Bisogna soffrire ancora per ottenere la quota salvezza? Beh certo, mancano 5 gare, quindi dobbiamo fare almeno 4 punti, e quindi non è ancora, anche perché le inseguitrici corrono, e quindi noi dobbiamo mettercela tutta già da domenica prossima, e quindi fare una gara esemplare, come d'altronde stiamo facendo nelle ultime 3-4 gare, soltanto che, ripeto, abbiamo fatto qualche errore di troppo sulla palla inattiva, e quindi anche nel primo gol, perché poi in effetti non è che ci sono state grandi occasioni, no? Ma questo è il risultato, ce lo teniamo, riflettiamo, lavoriamo, i ragazzi devono capire che comunque in campo, ecco, quando si scende si va senza nervosismo, perché il nervosismo lo fa. Mi dispiace perché poi abbiamo beccato 3 ammonizioni, non mi sembravano proprio da cartellino giallo, almeno due, però dai, loro hanno picchiato di più, ma succede spesso col San Salvo, obiettivamente. Loro picchiano di più, sono più determinati, alla fine noi usciamo con più ammoniti, quindi ci vuole anche un po' di scaltrezza in più, pazienza, dai, lavoriamo, peccato, perché ci tenevamo a fare bene, e quindi il derby è molto sentito, però bel rapporto con San Salvo, sicuramente una bella realtà, quindi stiamo bene con loro.